alla cara popolazione di Napoli. Come figlio del popolo, è con vero rispetto e amore che io mi presento davanti a questa città, che molti secoli di servaggio non hanno potuto umiliare e piegare al cospetto della tirannide. Il primo bisogno dell'Italia era la concordia. Il secondo, l'unità della grande famiglia italiana. Oggi la provvidenza ha provveduto alla concordia con la sublime unanimità di tutte le province della ricostituzione nazionale. Per il secondo, essa diede al nostro paese Vittorio Emanuele, che noi possiamo da questo momento chiamare il vero padre della patria italiana. Vittorio Emanuele, modello dei sovrani, inculcherà ai suoi discendenti il loro dovere per la prosperità di un popolo che lo elesse a capitanarlo con amore vero, con frenetica devozione. I sacerdoti italiani, consapevoli della loro sacra missione, hanno come garanzia del rispetto con cui saranno trattati lo slancio, il patriottismo, il contegno veramente cristiano di numerosi loro confratelli che, dai benemeriti monaci della Gancia ai generosi sacerdoti della terra napoletana, noi abbiamo veduto alla testa dei nostri militi sfidare i maggiori pericoli nelle battaglie. Io ripeto, la concordia è la prima necessità d'Italia. Dunque i dissenzienti di una volta, che ora sinceramente vogliono portare la loro pietra al patrio edificio, noi li accoglieremo come fratelli. Infine, rispettando la casa altrui, noi vogliamo essere padroni in casa nostra, che piaccia o che non piaccia ai prepotenti della terra.